Ben ritrovati amici su questo nuovo video. Qualche puntata fa abbiamo parlato del Raspberry, oggi continuiamo a parlarne e in particolar modo vi mostrerò come installare sulla vostra micro SD il sistema operativo. Nel mio caso non installeremo Raspbian, la distro più diffusa, ma installeremo la versione di Ubuntu specifica per il Raspberry, ovvero Ubuntu Mate. Non installeremo l'altra versione Ubuntu Core perché si tratta di una versione minimale. Priva di un ambiente desktop. Per chi all'inizio ovviamente è preferibile utilizzare una distribuzione con un ambiente grafico abbastanza intuitivo, quindi prevalentemente privo di riga di comando. Allora, quello di cui abbiamo innanzitutto bisogno è ovviamente scaricare il sistema operativo. Ricordo che è open source, quindi possiamo scaricarlo gratuitamente dal sito senza dover pagare licenze ed è già completo di tutto. Infatti troveremo al suo interno molti programmi. Se volete approfondire questo, vi rimando al video precedente. In descrizione comunque vi lascerò non soltanto il link al sito di Raspberry, ma anche il link al sito dove potrete scaricare Ubuntu Mate e non solo, vi lascio anche la guida come ho fatto la volta scorsa, redatta dal mio amico Matteo per gli Slap Boys. Prima di procedere al download, quello di cui abbiamo bisogno, almeno nel mio caso, è un adattatore, ovvero di un dispositivo che mi permette di inserire l'adattatore nella micro SD o la micro SD stessa. Nel mio caso, ovviamente, utilizzerò due adattatori, non è una cosa propriamente corretta, però avevo questo e comunque già l'ho testato e provato e il sistema viene installato correttamente. Quindi non ci resta a questo punto che collegarlo direttamente al nostro computer. La prima cosa da fare sarà aprire la pagina internet del sito di Raspberry e muoversi sulla sezione download. Tra le diverse distribuzioni, abbiamo detto ovviamente non installeremo Raspbian, ma andremo a selezionare invece una versione che ho scelto proprio per questo caso, ovvero Ubuntu Mate. Basterà cliccarci e scorrere all'interno della pagina fino ad andare nella sezione del download. Il resto è abbastanza intuitivo. Una precisazione: scaricheremo ovviamente la versione 16.04, essendo la LTS, ovvero quella a lungo supporto. È abbastanza ovvio che in questo caso va installata la Raspberry Pi, che possiamo utilizzare sia su Raspberry Pi 2 che 3. A questo punto decideremo di effettuare il download. Nel mio caso ho scelto quello di utilizzare il torrent. Una volta scaricato il sistema operativo, dobbiamo andare a scaricare il programma che ci permetterà di caricarlo sulla nostra micro SD. Il programma in questione è Win32 Disk Imager, la versione è la 0.7. Anche in questo caso il sito è abbastanza intuitivo ed è anche in italiano. Quindi quello che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante verde Download e scaricare il setup. Ovviamente parlo di setup perché dovremmo installare il programma sul nostro sistema operativo. Installato il programma e scaricato Ubuntu Mate, non ci resta altro che avviare il programma, quindi Win32 Disk Imager, scusate sono un po' raffreddato, e selezionare quindi il file ISO, o in questo caso il file IMG, che andremo a installare sulla nostra micro SD. Ricordatevi quindi di selezionare il dispositivo corretto. Successivamente cliccare sul pulsante Scrivi e dare l'ok alla schermata che vi comparirà. Quello che dovete fare ovviamente è armarvi di pazienza e aspettare. Il processo dura quel che dura, in base ovviamente alle prestazioni del vostro computer, alla porta, se si tratta una 3.0 o una 2.0, quindi la velocità può cambiare, ovviamente nel mio caso, essendo un doppio adattatore, questo potrebbe richiedere anche più tempo. Ma se avete qualcos'altro da fare, io vi consiglio di farlo nel frattempo di aspettare che il download si interrompa. Una volta finito di caricare, quindi sulla micro SD, il sistema operativo, vi darà la comunicazione che esso è arrivato a giusto completamento. A questo punto clicchiamo sul pulsante Esci ed estraiamo la pendrive e inseriamo la micro SD con il sistema operativo appena caricato all'interno del nostro Raspberry. E voilà, il sistema operativo sarà installato. Con questo si conclude la parte del nostro video.
La prossima volta vedremo come installare o rimuovere eventuali programmi e nella volta ancora successiva trasformeremo il nostro Raspberry in una console. Ma non vi anticipo nulla. Grazie ancora di tutto, mi raccomando il mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e alla prossima puntata. Arrivederci!